Della quarta edizione di Citerna Fotografia che scatterà tra circa un mese e punta a richiamare in Alta Valle del Tevere un pubblico di fotografi, professionisti e apprendisti, fotoamatori e appassionati per incontrarsi, discutere, guardare lavori ed opere, partecipare ai laboratori. Ed oggi prologo di una manifestazione che aprirà i battenti appunto il 28 di aprile, di laboratori ne parte uno decisamente speciale. Ce ne parla, collegata in diretta con noi, Federica Becchetti, alla quale cediamo subito la linea. Sì Andrea, proprio come dicevi, buon pomeriggio, io sono collegata da Città di Castello, siamo proprio sulle rive del fiume Tevere, uno scenario, lo potete vedere, davvero d'eccezione. Siamo qui perché si sta svolgendo una manifestazione davvero particolare. Nell'ambito di Citerna Fotografia, lo dicevi che prenderà il via il 28 aprile appunto a Citerna, si sta tenendo quest'anteprima, un reportage fotografico e video lungo il fiume. Alle mie spalle le canoe, perché questa mattina c'è stata una passeggiata a partire dal fumaiolo, ma poi la discesa sarà fatta proprio a bordo di queste canoe del Canoa Club di Città di Castello. Allora, qui con noi abbiamo il presidente della Canoa Club, benvenuto e anzi grazie per l'accoglienza. Che grazie tipo di supporto è il vostro? Il nostro è il supporto logistico a questa manifestazione che dura 3 giorni. Inizia da oggi con una passeggiata che va dalle sorgenti del Tevere fino all'invaro di Monte d'Olio. Dall'invaso di Monte d'Olio veniamo a Città di Castello, qui dove ci troviamo adesso in questa briglia, che è sabato, poi domenica mattina che parte da questa briglia e arriva ad Umbertide, diciamo toccando gli 8 comuni del comprensorio. In più c'è il comune della Val Tiberina, che è San Sepolcro, che l'abbiamo in questa città. Ecco, il vostro compito proprio qual è? Voi portate a bordo i fotografi. Perfetto, noi insieme a delle canoe, come vedi, singole, ci sono anche canoe doppie, dove c'è un canoista e un fotografo, oppure c'è un giornalista o un cineoperatore, per vedere le sponde del Tevere, non da lei, ma da dentro il Tevere. Dentro il Tevere. Grazie mille, buon lavoro dunque. Grazie. Allora, si tratta di capire qual è lo stato del Tevere, c'è il supporto scientifico, diciamo in qualche modo, di Legambiente. Qui con noi abbiamo Simone Cumbo, che è il responsabile di Legambiente per l'area Alto Tiberina. Allora, come sta il Tevere? Ma il Tevere diciamo che sta bene, la qualità dell'acqua è buona. Abbiamo il problema della siccità, dovuta un po' al fenomeno atmosferico, un po' anche al crollo della diga di Monte d'Olio, che ha causato appunto un abbassamento, non in questo punto, ma diciamo più a nord, a livelli diciamo un po' anche preoccupanti del livello dell'acqua. Quindi insomma il grande problema in questo momento è proprio il problema della siccità. Fra l'altro vi diciamo che proprio il posto in cui ci troviamo ora è sempre coperto dall'acqua, quindi è una cosa del tutto eccezionale il fatto di poter stare qui a parlare in diretta. E ecco, manifestazioni come questa fanno bene al fiume. Sono fondamentali per la riscoperta di un corso d'acqua che, ripeto, scusate il gioco di parole, ma è fondamentale per i nostri territori, perché comunque l'acqua dà vita ed è importante per l'ecosistema urbano, ma è importante anche perché a livello economico. Ricordiamo che tutte le irrigazioni che vengono fatte in un settore fondamentale per l'economia come quello dell'agricoltura vengono fatte prelevando l'acqua del Tevere. Certo, questa ricognizione darà vita ad una mostra che si chiama Il Tempo del Tevere e sarà una delle tante mostre che ci saranno a Citerna Fotografia. Ne parliamo con Enrico Milanesi dell'associazione Reimmaginare, che insieme al comune organizza il festival. Voi ne curate anche la direzione artistica. Sì, apparentemente canoa e fotografia sembrano cose strane, ma in questo caso canoa è scoperta del territorio. Citerna Fotografia ambisce di fare delle anteprime nel territorio come reportage fotografici, che poi saranno mostre in futuro, saranno libri da fare. E il 28 aprile sino al 3 giugno ci sarà Citerna, presuppongo, mi auguro, Citerna capitale della fotografia a livello nazionale, e verranno inaugurate ben 18 mostre con circa 500 fotografie. Il tema portante è stato di crisi, penso che sia un tema estremamente attuale. Grazie, allora dunque l'appuntamento questi 3 giorni lungo il Tevere e poi dal 28 aprile a Citerna. È tutto, linea studio.